L'anteprima del nostro telegiornale, ben ritrovati, come sempre l'aggiornamento sul coronavirus, soprattutto sull'isola d'Ischia. Dunque interviene il sindaco di Serrara Fontana, Rosario Caruso, che smentisce e ribadisce ad oggi nessun caso registrato sul territorio di Serrara Fontana. Intanto è risultata positiva anche la mamma del giovane baranese che era ritornato dalla vacanza nelle Filippine. E poi, mentre continuano i controlli sul territorio di carabinieri e polizia alla scoperta delle persone che contravvengono all'obbligo di rimanere a casa, il governatore De Luca nella diretta pomeridiana tuona contro il governo. Bisogna assolutamente evitare le mezze misure e militarizzare l'Italia. E poi andremo a Procida, dove Luigi Muro, a nome del gruppo di centrodestra, chiarisce i contenuti della nota sottoscritta dai consiglieri di opposizione e che mirava a, come dire, limitare l'accesso a Procida, soprattutto dei cittadini ischidani, visto l'espandersi del virus sul nostro territorio. E poi, per quanto riguarda lo sport, priorità prima la salute e poi lo sport, lo dice ai nostri microfoni il presidente del comitato campano della FIGC, Carmine Zigarelli. Di questo e di altro ancora ci occuperemo, come sempre, tra pochissimo dopo la pubblicità. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia, un posto da sogno, un panorama mozzafiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti i comfort, 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacco Ameno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia. Caccia, cucina tipica ischitana e piatti mediterranei, pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche tra il cielo e il mare. L'antica arte della ceramica, tramandata da generazione in generazione, giunge fino a noi. Keramos, maestri della creta e professionisti della decorazione, realizzano prodotti unici nel rispetto delle antiche tradizioni. Realizzazioni personalizzate e su ordinazione. Dopo il terremoto del 21 agosto, da Casa Micciola ci siamo trasferiti a Forio. La passione per l'arte. Keramos, la ceramica d'Ischia. Una lunga storia, senza fine. Scopri l'isola più bella d'Europa. Ischia, il mare, le terme, la natura. Lasciati avvolgere dal caloroso abbraccio dell'hotel Re Ferdinando 4 Stelle Leisure. Ad Ischia, nel centro, a due passi dal porto e dal mare, l'ex hotel Jolly ti accoglie con un ampio parco, 5 piscine, 2000 metri quadrati di centro benessere, terme, sauna, bagno turco, palestra e tanto altro ancora. Vivi la bellezza nel comfort come hai potuto solo immaginarla. E per te, tante offerte speciali da cogliere al volo. Scoprile sul nostro sito web hotelreferdinandoischia.it oppure telefonando al numero 081 507 0111. L'isola più bella, le 4 stelle più prestigiose, ad un prezzo davvero speciale. Re Ferdinando, stupirvi è la cosa che ci riesce meglio.
Caruso, nessun caso positivo a Serrara Fontana. Il primo cittadino ha categoricamente smentito la notizia diffusa nelle prime ore della giornata. Al momento non ho avuto alcuna comunicazione. Intanto è risultata positiva anche la mamma del giovane baranese tornato dalle Filippine. De Luca, chiudere tutto e militarizzare l'Italia. Il presidente della regione Campania tuona contro il governo. Le mezze misure non servono, la gente continua ad andare in giro. Le forze dell'ordine pattugliano e sanzionano sul territorio. Muro, niente razzismo con Ischia, ma solo grande apprensione. Il leader del centrodestra di Procida chiarisce i contenuti della richiesta sottoscritta dai consiglieri di opposizione di limitare gli accessi agli ischitani. La priorità, prima la salute e poi lo sport. Il presidente del comitato campano della FIGC, Carmine Zigarelli, ha analizzato il momento delicato che vive lo sport. E dopo il telegiornale ancora uno speciale con gli altri interventi sul coronavirus. Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Teleischia. Dunque è stata confermata la notizia che vuole un nuovo caso positivo di coronavirus a Barano. Ad aver ricevuto la brutta notizia è stata la madre del ragazzo tornato dalla vacanza nelle Filippine. L'isolamento del giovane nelle mura domestiche insieme a tutta la famiglia ha portato a questa nuova positività. La notizia più importante però è quella che al momento le condizioni di salute dei due sembrano essere più che incoraggianti. Non c'è nessun tampone positivo che appartiene ad un cittadino residente nel comune di Serrara Fontana. Sulle notizie pubblicate da più testate giornalistiche e da molte persone sui social network che davano per certo questo dato di positività, interviene il sindaco di Serrara Fontana, Rosario Caruso. Sentiamo. Sono le 10.30 circa di questa mattinata di venerdì 20 marzo e siamo in collegamento video col sindaco di Serrara Fontana, Rosario Caruso. Buongiorno sindaco. Buongiorno a te Amedeo e ai telespettatori. Allora sindaco, noi ci siamo sentiti e ci stiamo sentendo in questo momento, abbiamo precisato l'ora per chiarire che a questo momento quali sono le notizie certe che vengono rispetto ad un presunto caso di coronavirus dal tuo comune. Allora, le notizie certe sono che non sono stato contattato da nessun organo ufficiale per comunicare che c'è un positivo a Serrara Fontana. Ieri sera mi sono sentito fino a tarda notte con i vertici dell'ASL, quindi col direttore generale D'Amore e con altri medici sia del Rizzoli che dell'ASL Isolana, e non risulta questo positivo a Serrara Fontana, quindi dico per fortuna al momento non c'è nessun riscontro alle indiscrezioni che sono uscite. Quindi siamo in attesa, stiamo ovviamente monitorando il territorio e tutta la situazione per cercare di convincere le persone a rimanere a casa, a prendere tutte le più opportune precauzioni e ovviamente siamo in attesa dell'evolversi delle cose. Aggiungo e voglio informare con questo mezzo la popolazione che i vigili con i carabinieri stanno effettuando i controlli per chiedere motivi degli spostamenti e ieri sono state denunciate due persone perché non hanno dati validi motivi per circolare. Quindi cercheremo di essere ancora più severi e duri nei controlli e nel reprimere chi va in giro non capendo la gravità di questo momento. Sindaco, scusami se voglio puntualizzare un attimo la questione precedente. Il fatto che non sia positivo, ma si dice che c'è un tampone in esame o non c'è proprio nulla? No, allora, è stato fatto un tampone a una persona che vive a Serrara, non è residente a Serrara, ma vive a Serrara, è stato fatto questo tampone e al momento gli esiti non sono noti. Non era affetta da coronavirus. Il tampone effettuato sulla nonnina ultra novantenne ricoverata al Rizzoli aveva dato esito negativo ad un contagio da Covid-19. Ma purtroppo anche lei era stata oggetto di notizie false che avevano fatto non solo il giro dell'isola d'Ischia. La nonnina è morta, abbia la serenità intanto che merita anche la sua famiglia, colpita ingiustamente dal tritacarne mediatico delle fake news.
I due pazienti trattati con tocilizumab sono stati estubati. La notizia diffusa ieri dalle agenzie è stata confermata oggi dal professor Paolo Ascierto dell'Istituto Pascale di Napoli. Sentiamo. Il tocilizumab continua a far sperare. Il medicinale contro l'artrite, utilizzato prima in Cina e poi a Napoli contro gli effetti della polmonite da Covid-19, compie ogni giorno un passo importante verso il definitivo impiego ufficiale. Ieri, a tempo da record, è ufficialmente partita la sperimentazione della nuova terapia da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Intanto, a Napoli, altri due pazienti venivano estubati dopo i grandi miglioramenti avuti in seguito al trattamento con il tocilizumab. Non può che essere soddisfatto il padre italiano di questa nuova terapia, il professor Paolo Ascierto, oncologo dell'Istituto Pascale di Napoli. Oggi buone notizie. La prima buona notizia è che due dei pazienti intubati e trattati col tocilizumab qui al Cotugno sono stati estubati e nelle prossime 24-48 ore potrebbero addirittura andare in reparto. A questa buona notizia se ne associa anche un'altra, quella che è iniziata la sperimentazione, da qualche ora attivo il portale dove chiunque voglia arruolare un paziente si può registrare e quindi inserire pazienti. Una sperimentazione che è iniziata grazie anche alla rapidità con cui l'Agenzia Italiana del Farmaco, l'AIFA, ha operato in tempi record, ha reso possibile in 10 giorni quello che in genere viene fatto in mesi. Questa sperimentazione ci dirà se il tocilizumab funziona, come funziona, in quali pazienti funziona meglio, ci darà anche altre risposte a domande che ovviamente nascono in seguito all'utilizzo di questo farmaco. Nel frattempo il trattamento off-label continua, sono stati trattati anche altri pazienti qui da noi in tutta Italia e anche questi dati verranno messi tutti insieme nell'ambito di quello che è uno studio osservazionale retrospettivo e anche questi contribuiranno a validare l'attività del tocilizumab nella sindrome da distress respiratorio da Covid-19. La parola d'ordine è sempre la stessa, cauto ottimismo, la sperimentazione ovviamente ci darà tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno e andiamo avanti, ce la faremo. In questa situazione di emergenza c'è bisogno di nuovi medici e da Ischia ne arrivano di nuovi, infatti si è laureato oggi in medicina Stefano Farese, classe 93, figlio d'arte di Nicola e di Iole Lucibello. Il brillante studente si è laureato in medicina e chirurgia con voto 110, ha conseguito il titolo presso l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. In pieno clima coronavirus la sua laurea è stata discussa sulla piattaforma Microsoft Teams, relatore il professor Michele Miraglia del Giudice. La tesi discussa su impiego del omalizumab nel trattamento dell'asma severo non controllato nei pazienti in età pediatrica. Secondo la normativa prodotta dall'emergenza coronavirus, il neodottore Stefano Farese è immediatamente abilitato alla professione dopo adeguato tirocinio senza alcun esame di stato. E ora per il brillante giovane dottore isolano si aprono le porte del lavoro, della professione e di un ruolo da protagonista nella società. Capacità professionali che certamente giorno dopo giorno emergeranno grazie all'impegno e all'esperienza e grande sensibilità umana e sociale che permetteranno certamente al giovane Stefano di percorrere una strada ricca di soddisfazioni e di successo. A Stefano, orgoglio dei suoi genitori Nicola e Iole, i complimenti di Enrico e Pina Buono e di tutto lo staff di Tele Ischia. Nel rapporto settimanale il presidente De Luca ha fatto il punto della situazione sui contagi in Campania. Sono dati pesanti e le prospettive non sono rosee. Io la penso diversamente dal governo, ha detto De Luca. Le mezze misure non risolvono il problema. È arrivato il momento di chiudere tutto e militarizzare l'Italia. Sentiamo. In questo momento in Campania abbiamo 750 contagi, 79 persone ricoverate in terapia intensiva. La previsione che fanno i nostri tecnici è questa. Entro il 29 marzo saremo a 1500 contagi. Entro inizio aprile avremo 3000 persone positive contagiate e 140 persone in condizione da richiedere un ricovero in terapia intensiva. Ora è del tutto evidente che siamo di fronte a dati pesanti. Io credo che rispetto a questi dati
abbiamo la possibilità di governare la situazione se si rispettano alcune condizioni, ovviamente. Su una popolazione di circa 6 milioni di abitanti, questi dati rappresentano un problema gestibile. Ma se abbiamo comportamenti irresponsabili, se tu costruisci ed altri demoliscono dietro di te con la loro irresponsabilità, il problema rischia di diventare davvero drammatico. Una considerazione di carattere nazionale. Ora, per parlare con grande chiarezza e con grande senso di responsabilità, io la penso diversamente dal governo nazionale. Nel senso che io ritengo che le mezze misure non risolvono il problema e finiscono per aggravare la condizione di vita dei nostri concittadini. Mi dispiace dover rilevare che ancora una volta l'Italia si rivela il paese del mezzo-mezzo, come dico io, e del fare finta. Del mezzo-mezzo, cioè non decidiamo mai una cosa chiara fino in fondo, e del fare finta, cioè non facciamo mai la verifica concreta di quello che succede nella realtà, una volta fatte le ordinanze. Mi spiego con qualche esempio relativo alle mezze misure. Non possiamo decidere che dobbiamo stare tutti a casa e poi consentiamo di andare nei parchi o di fare footing la mattina o di fare attività sportiva individuale. Non possiamo dire dobbiamo mantenere la distanza di un metro e poi consentire magari per 2 settimane che rimangano aperti i bar, i pub, che ci sia la movida uno addosso all'altro e così via. I sindaci dell'isola d'Ischia, vista l'evoluzione del contagio sul territorio per prevenire una pericolosa emergenza per tutti i cittadini, hanno fatto delle richieste specifiche al governatore della regione, al prefetto e al ministro della salute. I primi cittadini evidenziano la possibile diffusione del virus che rischia di rappresentare un'emergenza nell'emergenza e quindi chiedono la fornitura presso l'ospedale Rizzoli di ventilatori per la respirazione, maschere per la ossigenazione, dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario ed ancora un piano di implementazione dei posti letto a Rizzoli, l'individuazione ed eventualmente il sottoporre a requisizione immobili da adibire a ricovero, test rapidi per i cittadini con test rapidi ed altre ulteriori garanzie. Ed intanto continuano i controlli delle forze dell'ordine sull'isola per il rispetto della norma che limita la circolazione delle persone se non per casi di necessità. I carabinieri forestali della stazione di Casamicciola hanno denunciato un 71enne di Ischia trovato lungo la spiaggia dei Maronte a prendere il sole. Sul modulo di autocertificazione ha dichiarato di essere fuori casa per esigenze lavorative e di essere impiegato in una ditta che per bar e ristoranti che ripara i distributori automatici di snack. Quando i militari gli hanno chiesto perché mai fosse in spiaggia a prendere il sole, l'uomo si è giustificato dicendo di aver trovato il bar dove avrebbe dovuto lavorare chiuso e di aver quindi approfittato della bella giornata per godersi quindi la spiaggia deserta. Per il 71enne una denuncia per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità e false dichiarazioni. E la Polizia Locale di Serrara Fontana, nell'ambito dei controlli effettuati sul territorio, ha sanzionato 2 persone. La squadra dei vigili urbani aveva notato queste 2 persone per strada che, alla richiesta di chiarire i motivi della loro uscita da casa, non hanno offerto una valida giustificazione al loro comportamento. Anche per loro è scattata la sanzione prevista. E controlli serrati nell'intera area metropolitana di Napoli da parte delle forze dell'ordine per limitare la circolazione dei cittadini in base alle normative vigenti per combattere la diffusione del coronavirus. Oltre 5.800 le persone denunciate. Vediamo. Controlli serrati nell'area metropolitana di Napoli da parte delle forze dell'ordine per l'osservanza delle prescrizioni dettate per l'emergenza Covid-19, vale a dire la limitazione di circolazione dei cittadini. Secondo i dati forniti dalla Prefettura di Napoli, le persone controllate sono 73.309 e di queste 5.878 sono state denunciate e 31 arrestate. I dati dicono che nonostante i ripetuti appelli ci sono ancora persone in strada per futili motivi ed ora i controlli si fanno ancora più serrati
arrivati con l'arrivo dell'esercito chiesto al governo dal presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. Serve rigore affinché si possa uscire quanto prima da questo periodo surreale che ricorderemo a lungo. A Napoli massiccia la presenza delle forze dell'ordine che presidia il territorio cittadino, controlli serrati anche sulle isole per garantire il rispetto delle attuali norme di sicurezza sanitaria. Oggi i carabinieri forestali della stazione di Casamicciola hanno denunciato un 71enne di Ischia mentre prendeva il sole lungo la spiaggia dei Maronti e la polizia locale di Serrara Fontana ha sanzionato due persone fuori casa senza un valido motivo. Interventi anche a Pozzuoli, dove la polizia municipale locale ha denunciato 30 persone negli ultimi due giorni. Ma bisogna anche dire che la maggior parte dei cittadini campani rispetta le regole e si chiude in casa. Questo è fondamentale perché diminuire i contatti sociali è importante per combattere la diffusione del virus. In Cina sta funzionando e dobbiamo fare in modo che il modello Italia, deriso e poi copiato in Europa ed in America, possa dare i suoi frutti. Il resto devono farlo le istituzioni, sostenendo l'economia del paese e dotando gli ospedali delle adeguate attrezzature ed il personale sanitario che in queste settimane sta dando anima e cuore per salvare vite umane. Ricordiamo che è consentito uscire solo per lavoro, prime necessità o urgenze. L'appello quindi è di restare tutti a casa. Ce la faremo. E la Polizia Metropolitana di Napoli, che fino a questo momento ha operato spontaneamente per le attività di contenimento del rischio da coronavirus, da lunedì prossimo opererà in base a quanto disposto nell'ordinanza del Questore di Napoli per il controllo del territorio, per il rispetto delle norme previste sugli spostamenti delle persone, per il contrasto alla diffusione del contagio. Lo rende noto il capo di gabinetto della Città Metropolitana di Napoli, Pietro Rinaldi. Ha sollevato il risentimento di molti ischitani la proposta dei consiglieri di opposizione di Procida di ridurre i collegamenti tra le due isole, preoccupati dall'aumento dei casi positivi ad Ischia. Interviene oggi Luigi Muro a nome dell'opposizione per sgombrare il campo ed alleggerire la tensione. Non c'entra il razzismo, chiarisce Muro, siamo preoccupati anche per gli infermieri procidani che vengono a lavorare ad Ischia. Sentiamo. Il problema che hanno posto i nostri consiglieri comunali è un problema reale. E poi la lettera è stata vista solo in una parte. La lettera si compone di due momenti. Il primo, la preoccupazione che ci viene riferito, poi magari voi siete sul posto, lo potete anche, diciamo, verificare di persona, che in questo momento nella nostra vicina isola di Ischia ci sono dei numeri di contagio che preoccupano soprattutto per la presenza che spesso hanno avuto nel vostro ospedale, poiché nel vostro ospedale lavorano 4-5 persone di Procida, e quindi era più indirizzato, diciamo, ai nostri concittadini che agli ischitani, non è una polemica con gli ischitani. Noi dicevamo che vogliamo verificare se questa cosa può essere registrata, perché se è vero come è vero che fino a ieri c'erano anche delle difficoltà quando arrivava un paziente all'ospedale, hanno dovuto poi separare, insomma, abbiamo verificato che ci sono anche dei contagi, eccetera, cosa che è normale. Purtroppo sappiamo che i dati nazionali ci dicono che in Italia ci sono circa 3.500 tra medici ed infermieri che sono contagiati. Sappiamo che i contagi partono purtroppo spesso dagli ospedali, non lo sto dicendo io. E allora pensavamo di far riflettere il sindaco, che già alcuni giorni fa, rispetto ad altri tipi di lavoratori che vengono da Pozzuoli, da Monte di Proce, eccetera, ha fatto un'ordinanza restrittiva. Allora non è che diciamo non si devono venire gli ischitani, queste cose che io non voglio definire stupidaggini per non aprire altre polemiche, ma per esempio faccio un esempio: queste infermiere nostre che lavorano a Ischia e vanno e vengono a Ischia e Procida, perché è lo stesso distretto, in questo periodo non possono lavorare a Procida e quelle di Pozzuoli restano a Pozzuoli, ma mica per razzismo. Durante la conferenza stampa quotidiana, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha annunciato di aver firmato un'ordinanza che disciplina il pagamento delle pensioni in maniera diversa rispetto al passato. Non più tutto in un solo giorno, ma sarà possibile incassare l'assegno a partire dal 26 di ogni mese, sia presso gli uffici postali che presso le agenzie degli istituti di credito. Il provvedimento non riguarda quindi solo questo mese, ma per tutti i mesi a venire.
E a proposito delle Poste, in una nota, Poste Italiane ha comunicato la rimodulazione dei servizi forniti all'utenza in alcuni uffici dell'isola d'Ischia. Infatti l'ufficio postale di via Alfredo De Luca d'Ischia resterà aperto da lunedì al sabato, rispettando l'orario soltanto quello mattutino tra le 8.20 e le 13.35, quindi chiusura nel pomeriggio. L'ufficio di Ischia Ponte invece rimarrà completamente chiuso. Le pensioni, come dicevamo, saranno poste in pagamento a decorrere dal giorno 26 marzo, secondo degli scaglioni che saranno debitamente comunicati. L'anno scolastico sarà salvo in qualsiasi caso. I nostri studenti di certo non devono pagare la situazione di emergenza che il nostro Paese sta vivendo. Così ha dichiarato il Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina. I possibili scenari li stiamo valutando un po' tutti, ma saranno le autorità sanitarie a dirci esattamente quando i nostri studenti potranno tornare a scuola in sicurezza. Sulla maturità, dice il Ministro, stiamo pensando a diversi scenari in relazione al possibile ritorno dei nostri studenti nelle scuole. Al momento non si può dire come sarà l'esame di Stato, dipenderà dalle prossime settimane, ma il Ministero si sta preparando a tutte le eventualità, facendo sì che sia un esame serio, che tenga conto degli apprendimenti che gli studenti in questi giorni stanno portando avanti da casa. La cosa più importante è la salute dei nostri tesserati, lo ha dichiarato via Skype il presidente del Comitato Campano della FIGC Carmine Zigarelli. Riservo invece per quelli che saranno i tempi per la ripresa delle varie attività sportive. Sentiamo. E lo stesso presidente De Luca nei suoi interventi ha parlato addirittura del picco dell'epidemia che nella nostra regione potrebbe arrivare addirittura non all'inizio di aprile ma magari nella seconda settimana di aprile. Questo come programmi certamente rischia di cambiarli molto. È normale che cambiando la data in questo caso noi ci dobbiamo adeguare a quelle che sono le direttive dei nostri organi competenti e quindi poi riprogrammeremo tutto per poter portare a termine i campionati. Noi al momento dobbiamo pensare a una sola cosa, quella che è la salute di tutti quanti gli addetti ai lavori, dei nostri calciatori, dei tesserati, fare in modo che i nostri addetti al lavoro che operano nel Servizio Sanitario Nazionale siano impegnati nel risolvere le problematiche di salute. Una volta terminata l'emergenza, terminata, ci auguriamo, quanto prima questa epidemia, ci mettiamo al lavoro subito per riorganizzare il tutto. Siamo in stretto contatto con gli organi nazionali, sia con il presidente Sibilia che con tutti gli altri colleghi presidenti regionali. Nuovo decreto firmato dal Consiglio dei Ministri che parla proprio alle società che si occupano delle attività di base, si parla di sospensione dei canoni, mi sembra di capire. Che cosa cambia per il mondo del calcio con quest'ultimo decreto del governo? Per quello che è scritto nella bozza che io ho letto ieri, c'è come hanno letto penso in tanti, c'è la sospensione dei canoni degli impianti sportivi presso gli enti comunali, un contributo, dicono, di 600 euro una tantum per i collaboratori della SD. Noi ci auguriamo, e come LND, già da parte dei presidenti regionali è stata fatta una richiesta alla LND che si facesse portavoce per aumentare quelli che sono gli aiuti alle nostre ASD. Quindi ci auguriamo che in questo periodo in verità già stanno lavorando, stamattina ci confrontavamo da di noi per fare in modo che venissero chiesti maggiori aiuti per le nostre società dilettantistiche. Io devo in primis ringraziare tutte le società campane e le loro dirigenze per quelle che le difficoltà che stanno affrontando a testa alta in questo periodo in modo così complesso, con questo spirito da combattente che contraddistingue soprattutto noi campani. Un grazie lo faccio ai tanti atleti, ringrazio prima i più grandi che sono da esempio per i più piccoli, per tutti quanti quei piccini che sono costretti a stare a casa, a non poter giocare sui campi, che però hanno da esempio i loro grandi eroi che sia a livello nazionale sia a livello regionale sulla nostra pagina Facebook, gli atleti, i nostri tesserati stanno dando tanti messaggi di esempio e di solidarietà. L'importante in questo periodo è restare a casa e sperare che tutto finisca quanto prima. Consentitemi di ringraziare poi tutti coloro i quali, come dicevo prima, operano
nel settore nel servizio sanitario. Noi abbiamo dirigenti di società, abbiamo dirigenti federali che stanno facendo tanti sacrifici per riportare a quella che è una a rientrare da quello che è il contagio. Bene, ed ora prima di chiudere, come sempre, spazio al meteo. Vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Chiudiamo così, vi lascio al consueto appuntamento con lo speciale TG, questa sera con gli interventi del sindaco di Serra Fontana, il sindaco di Capri, Luigi Muno da Procida, il presidente della regione De Luca e chiuderà il presidente della FIGC Zigarelli. Noi ci rivediamo come sempre all'edizione delle 14. Arrivederci.